Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come tutte le domeniche, un nuovo episodio di Life is Strange. Mi dispiace se domenica scorsa non ho portato un nuovo episodio come tutte le domeniche, ma ero alla cresima di mia cugina e in settimana sono stata occupata troppo e purtroppo non mi sono organizzata bene, quindi non ho più avuto tempo per registrare ed editare il video. Ma oggi siamo qui e recuperiamo tutto quanto, quindi basta perdersi in chiacchiere, play! Io adoro, sto adorando tantissimo questa postazione, cioè sono a casa dei miei perché sono andati in vacanza e io sono qui perché devo tenergli il cane e sono in camera di mio fratello, quella che una volta era la mia camera. E raga, a parte c'è una luce spaziale, ma poi ho la TV gigante connessa al computer, quindi io mi vedo lì e vedo il gioco e sto adorando tantissimo. Ma sbaglio, non si sente il volume del gioco? Ragazzi, purtroppo non riesco a far andare il volume, quindi ho deciso che metterò di sottofondo una bella canzoncina e giocheremo senza volume, per forza, perché non lo so, tutti gli altri giochi mi si sentono, questo no, e non riesco a capire il perché, cioè né sul computer né sulla TV. Per cui, boh, magari ad una certa tornerà il volume, non lo so. Però proviamo a staccare tutto. Tutto, bella, webcam non posso. È iniziato, eccoci qua. Ah, eravamo in macchina con Chloe. Leggete, raga, leggete, state attenti. Ah, facciamola ripartire. Vi leggo io i dialoghi, così almeno non c'è proprio il muto. Beh, ovvio, sotto ci metto la musichetta di Life is Strange, però vi leggerò io i dialoghi per forza, perché non riesco a farlo tornare e niente. Tutti gli altri giochi mi si sentono, cioè ho provato a riaprirli tutti, FIFA, Steep, tutti, ma non ha... questo non va, non so perché, cioè è andato fino a ieri. Magari domani lo accendo e funziona, però domani c'è il video, cioè oggi, vabbè. Allora, vi leggo io i dialoghi, mi raccomando, prestate molta attenzione. Nathan Prescott è veramente fuori di testa, è pericoloso, che giornata infinita. Oh, e grazie, Chloe. Sono passati 5 anni, ma sei ancora Max Caulfield. Non fare quella faccia da cane bastonato, almeno fa finta di essere contento di vedermi. Sono davvero felice di vederti. Vanno un po' veloci! Oh, e grazie Chloe, non mi stupisco di averti rincontrata proprio oggi. Giornata assurda, vero? Allora, cosa volevo col pazzo da te? Nulla, non ne ho idea. Allora, se dico nulla, mento spudoratamente. Non ne ho idea, può essere che non sono sicura sul fatto che abbia visto che la stava per uccidere, poi ho mandato indietro il tempo e poi l'ho salvata. Quindi non ne ho idea. Non ne ho idea, so che è un Prescott. E Philly, è un coglione. Il tuo amico, non l'ho detto, Warren, sì, gli sono davvero indebito. Ah, le ha prese. Non sei l'unica ad avere favori e stai già creando... Ma non faccio in tempo a leggere! Quindi Seattle faceva cagare? No, dai, Seattle è bella. Seattle girano grisanato. No, sembrava una vera città per artisti, grande e luminosa, perfetta per scattare foto. Già, deve essere dura ritornare in un paesino come Arcadia. Io ci vivrei. Non dopo averti vista, ma per favore, sei tornata per la Blackwell Academy. Certamente solo per Mark Jefferson. Solo per Mark Jefferson, raga. Era un fotografo molto famoso negli anni 90. Ho sempre apprezzato le sue foto.
Come suol dire, non si dice come si suol dire. Non pensi che sia felice di vederti? No, sei felice di aver aspettato 5 anni senza degnarmi di una chiamata o un messaggio. Aia, aia, aia. Dai, raga, facciamo i bravi e diciamo mi dispiace. Mi dispiace, so che hai avuto un periodo difficile quando me ne sono andata. E come lo sai, non c'eri nemmeno. Non ho ordinato i miei di trasferirsi per metterti in una situazione di merda, Chloe. Sei la Blackwell da un mese e non ti sei degnata di farmelo sapere, non c'è altro da dire. Mi volevo un attimo ambientare ad essere la tipica chick timidona, ti avrei contattata. Scommetto che non usi queste scuse patetiche con il prof Jefferson, non usarle con me, Max. Aia. Sembriamo io e la mia amica Martina. Uguale, sempre a discutere. Comunque vanno velocissimi i dialoghi, cioè, evitiamo. Rotta, ma dai, che diamine. Wow, era da un po' che non la sentivo. Non tutto cambia, a parte la mia fotocamera che è andata a farsi benedire. Il mio patrigno ha un casino di attrezzi, forse puoi ripararla a casa mia. Mi servono degli attrezzi piccoli molto particolari. Allarme nerd, il mio patrigno ha un garage pieno di roba e sono certa che il suo attrezzo sia piccolo. Vabbè. Bentornata, Max. Che perfida Chloe, con certe battute. E io faccio lo scemo, ma con lei non attacca. Ragazzi, sono in fissa con questa canzone oggi. Non ce la faccio. È un pensiero fisso. Forse è per questo che non riesco a leggere, perché intanto penso alla canzone. Siamo arrivati a casa di Chloe, a quanto sembra. Entra pure, non essere timida. La casa è ancora bella. Sì, una bella merda. Oh, che carina la stanza di Chloe. Tutti i poster, sembra la mia vecchia stanza. Camera mia è un po' diversa dall'ultima volta che l'hai vista. Mi piace, almeno possiamo rilassarci. Non è proprio una zona relax per colpa del Führer che ho al posto di padrigno. Entra e chiudi la porta. Metti un po' di musica mentre prendo la medicina. Si sta facendo la canna? Si sta facendo una canna. Guardiamo Chloe. E pensare che solo 5 anni fa io e Chloe eravamo amiche del cuore. Prima di parlare con Chloe, diamo un'occhiata in giro, dai. Non si accenderà senza corrente. Ah, devo attaccare la corrente. Accendi. Wow. Anche io metterò le lucine in camera. Gigi non lo sa ancora. Parliamo piano, che è di là. Quindi, Houston, abbiamo la corrente, ma dobbiamo trovare un disco. Vabbè, qui in mezzo ci sono miliardi di dischi, perché non mi fai guardare qui? Sei proprio cattivo. Troviamo un disco. Scrivania, cerca. Penso che questo casino si sia ingoiato. Cosa succede? Sembra felicissimo. Oddio, sembra tristissimo. Sembra fattissimo. Lei in qualche modo cosa sta facendo? Vabbè, ma quindi un CD? Guardiamo il poster. Allora è stata Chloe a stampare tutti quei volantini. Sì, se non sbaglio è la sua amica, no? Cerca nel cestino. Chloe non paga le multe, questa poi le piace mettersi nei guai. Ma a me serve un disco. Cerchiamo qua. Oh, trovato. Ta-da! Ehi, dammela! Scusa, non volevo farmi di affetto, ma si vede che eravate amiche. Amiche è un eufemismo. Quella è Rachel Amber. Chi è? Quella è Rachel Amber, dai, lo sanno tutti. Quella è Rachel Amber, i suoi volantini sono sparsi per tutta la Blackwell.
Sì, li ho attaccati io, ero il mio angelo. Dopo che papà è morto e tu ti sei trasferita, mi sono sentita abbandonata. Rachel mi ha salvato la vita. Oh, carino. Cavolo, non ne sapevo niente. Beh, non che ti sia sforzato tanto per scoprirlo, avevo 14 anni, eravamo migliori amiche. Quindi ha preso il mio posto, non l'ho dimenticato. Quindi ha preso il mio posto, siamo sinceri. Sono felice che fosse al tuo fianco. Rachel mi sosteneva, insieme avremmo spaccato il mondo, eravamo così diverse. Lei voleva diventare una star. Sembra una modella. Quello era il suo piano, il nostro piano. Scappare da Bigfootlandia e andare a Los Angeles. Capisco il perché, cosa è successo e tua madre. Cosa è successo? E cosa è successo? I tuoi, tua mamma ha cercato di fermarti? Mia mamma era troppo impegnata a spassarsela col sergente stronzo, devi proprio volergli bene. E Rachel, quando è che è scomparsa? 6 mesi fa se n'è andata ad Arcadia, così, senza dire niente, senza me. Come lo sai, e i suoi genitori? Come lo sai che è scappata? Magari voleva cominciare una nuova vita, tutta da capo. A differenza di te, me l'avrebbe detto, ok, le è successo qualcosa. Ti credo, sto solo cercando degli indizi. Prima di andarsene mi disse di aver incontrato qualcuno che le aveva cambiato la vita. E poi, puff, e da allora non l'hai più sentita? Come è successo con tutti, mio papà, tu e Rachel, scomparsi. Puoi mettere un po' di musica adesso? Ok, stai calma, guarda che io sono un'ottima detective. Pff, non capisce proprio niente. Poverina, però, carina, carina. Mettiamo un po' di musica, che però non sentiremo mai. Canto io, dai, va bene. E fumo. Non si fuma. Fa male fumare. Comunque, nel garage puoi trovare tutti gli attrezzi per la tua macchina. Chloe, tutto a posto? Sì, sto alla grande, voglio solo fumare e stare un attimo da sola. Ma poi in camera, che si impuzza tutta la camera. Quindi immagino di dover andare nel garage. Che sarà giù. Vai di sotto. Eccoci in garage. Ora cerchiamo gli attrezzi. Questi sono troppo grandi, mi servono attrezzi più piccoli per la fotocamera. Sì, ma cioè, te li puoi anche cercare da solo. Proviamo nella credenza. Una TV. Questa azione avrà delle conseguenze, noi accendiamo. Ma che il padrino di classe ha delle camere nelle stanze, davvero? Ops. Questo qui ha il problema di fiducia, ma Chloe e Joyce lo sapranno. Quindi chiudiamo la credenza, mica che poi qualcuno lo capisce. Attrezzi, 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 ma qui non può accendere. Oddio. No, spegni, spegni. Cassetto, apriamo il cassetto, magari qua ci sono. No. Mi avete di Chloe questo coglione della Blackwell, mi prendi per il culo. Sì, ma raga, che parole, dai. Apriamo questo cassetto. Io e Blackwell. Ok, niente di che. Mensola, cerca. Niente, che sfiga. Raga, è impossibile che non ci siano attrezzi giusti, dai. Apriamo questo. Niente, solo cibo. Cerchiamo lassù. Oddio, no. Ho fatto cadere tutto. Kate.
Oddio. No, ma io voglio rimetterle su. Ok. Rimettile su. Oh. No, perché poi magari succede qualcosa, lui se ne accorge e Chloe ci va di mezzo. Ma qui ha solo cibo. Raga, mi servono gli attrezzi, dai. Voglio aggiustare la mia macchina fotografica. Cioè, non proprio macchina fotografica. Ho chiuso la porta. Chiudi la porta. Non si può chiudere la porta. Guardiamo qua. I Preston sembrano prendersi molto bene ultimamente. Il suo conto è all'interno. Urgente. La sua bolletta elettrica è all'interno. Scaduto. Ops. Non ho trovato gli attrezzi. Vai di sopra. Non ho motivo di andarci. Ma non ci sono gli attrezzi giù. Ma scusa. Perché ora non posso andare di sopra? Non riesco a trovarli qua gli attrezzi. Ah, anche là ci sono degli attrezzi. Trovati. Accendiamo la lavatrice. Così in teoria cadono gli attrezzi. Tac. Spegniamo la lavatrice. E adesso come li prendo? Oddio. Spingi. Ma non sotto! Avrei dovuto farlo prima che cadessero. Aspetta allora. No, torna indietro ancora. Perché non posso tornare più indietro di così? Tac. Allora spingiamo questo. Ma che poi bastava metterci sotto la mano, prenderla con un altro attrezzo, cioè dai raga, accendi. Ora cadono e vanno sul cartone. Spegniamo la lavatrice e, se riesco, tiriamo il cartone. Presi, ora me ne posso finalmente andare. Meglio salire prima che Chloe da di matto, finalmente. Giovanni, ebbene ragazzi, abbiamo finito anche oggi questo episodio di Life is Strange. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete, seguitemi sui miei social che trovate alla fine del video. Noi ci vediamo al prossimo episodio.